E ora vi parliamo di Luca Argentero e Andrea Belmonte, finisca come finisca i due nomi da oggi saranno imprescindibilmente legati. Vi raccontiamo prima che cosa è accaduto e lo sappiamo grazie proprio al paparazzo Andrea Belmonte, che è stato aggredito proprio da Luca Argentero, ex Grande Fratello, ex Iena, attore e personaggio dello show business a tutto tondo. Dichiara il paparazzo aggredito: "Sono sconvolto. Mai avrei pensato che un ragazzo apparentemente equilibrato e gentile potesse avere una reazione così violenta." Le dichiarazioni del paparazzo sono state rilasciate nel programma radiofonico M2O di Selvaggia Lucarelli, presente anche il conduttore Fabio De Vivo, ai quali il paparazzo avrebbe inoltre detto: "Luca Argentero aggredisce il paparazzo Andrea Belmonte. Si è letteralmente abbattuto su di me dopo avermi rincorso per diversi metri. Manco lo avessi fotografato in atti osceni o compromettenti. Perché non se l'è presa col paparazzo, che l'ho fotografato mentre cornificava la moglie?" Ha aggiunto sempre il paparazzo: "Si è accanito con furia cieca. A quanto pare anche il comportamento della moglie è stato veramente aggressivo", dice infatti Andrea Belmonte di Miriam Catania, moglie di Luca Argentero. "A morti de fame. Che ci rompete il caope quei due spicci che vi facciamo portare a casa, ma andate bene a fare in co." Frasi quelle dette dal paparazzo, che dovrebbero corrispondere abbastanza al vero. Infatti lo stesso ha precisato che a testimonianza della verità delle sue parole ci sarebbe anche un video, e che il tutto avrà tutte le conseguenze legali del caso.